Il costo del latte pagato al produttore diminuisce nonostante siamo in un periodo estivo di bassa produzione che dovrebbe accrescere il valore della materia prima. Contemporaneamente il costo del latte sullo scaffale pagato dal consumatore aumenta. È quanto afferma l'assessore allo sviluppo economico del comune di Ragusa, Giorgio Massari, parlando di una situazione paradossale per vari motivi. È evidente, continua, che nella fase di trasformazione del prodotto gestita dalla grande distribuzione che detta i prezzi di mercato, ci sia qualcosa che non torna e che va approfondita, strutturalmente risolta. A seguito dell'interlocuzione tra il sindaco Peppe Cassia e il consorzio interprovinciale allevatori Ragusa, abbiamo richiesto un incontro con l'assessore all'agricoltura della regione siciliana, Luca San Martino, con cui ho avuto modo di confrontarmi a Palermo nel pomeriggio di mercoledì 20 insieme a una delegazione del consorzio. Sul tavolo non solo la situazione contingente, ma la necessità di individuare una soluzione definitiva. Chi fa impresa non può subire una continua fluttuazione del prezzo del proprio prodotto, ma il comprensibile bisogno di pianificare i costi e quindi gli introiti. Dall'assessore San Martino, che ringraziamo per la pronta disponibilità, continua Massari, abbiamo ricevuto due tipi di rassicurazioni. La prima, con effetto immediato, riguarda il pagamento dei sostegni previsti dal cosiddetto decreto Ucraina 2022, con cui la regione ha stanziato circa 25 milioni di euro a supporto della filiera produttiva del latte, che per buona parte ricade proprio nel territorio ibleo. La seconda, di natura strutturale, vede l'impegno dell'assessore a costituire un tavolo di confronto tra tutti i produttori siciliani e le grandi imprese della trasformazione al fine di creare le condizioni per la stabilizzazione del prezzo del latte. È una sfida che il nostro territorio deve saper affrontare con spirito, conclude Massari, di condivisione, e che nasce innanzitutto dall'impegno dei produttori a coordinarsi.